Grazie Presidente. I Giochi della Gioventù sono un'iniziativa nata da un'intuizione del Presidente del CONI Giulio Onesti alla fine degli anni 60, pensati per avvicinare i giovani delle scuole medie allo sport attraverso un momento appunto di attività sportiva da svolgersi sostanzialmente ovunque. In occasione delle prime edizioni le gare si svolgevano presso le piazze oppure nelle strade chiuse per qualche ora al traffico e sono state una manifestazione importante, importantissima, che è cresciuta nel tempo, appunto avviata alla fine degli anni 60 ed è arrivata a coinvolgere oltre 3 milioni di partecipanti. Che si sono questi, i giochi della gioventù si sono interrotti inizialmente alla fine degli anni 90, per poi essere ripresi più o meno 10 anni dopo dal CONI, ma in una versione ridotta, diciamo così, dove si è mantenuto lo spirito di integrazione, di socializzazione, ma si è perso un po' lo spirito competitivo. Non a caso lo scorso anno sono state annullate le finali nazionali. Con questa mozione intendiamo riprendere i giochi della gioventù ed istituire i giochi della gioventù di Roma Capitale e appunto con lo stesso spirito guidato che ha guidato i giochi della gioventù originari, organizzare a Roma sia sfruttando i momenti che questa amministrazione ha già messo in atto le pedonalizzazioni temporanee delle strade in tutti i municipi avvengono ormai da diverso tempo. Pochi giorni fa è stata presentata il Via Libera, il progetto per una rete di 24 km di strade da chiudere una volta al mese la domenica. E quindi appunto, ovviamente sfruttando anche i tanti impianti sportivi comunali, le piste di atletica, i campi di atletica di proprietà del comune, riprendere i giochi della gioventù e riprogrammarli come appuntamento stagionale ogni anno, almeno nel comune di Roma, e poi chissà, magari fare da traino in tutta Italia per poter riprendere anche la manifestazione nazionale. Grazie.